Ciao a tutti da Parafranze, benvenuti a questo video. Ne approfitto del ponte dell'Immacolata e per chi è milanese di Sant'Ambrogio per aggiornarvi sulla situazione di Isonzo. In molti mi avete chiesto che fine avevo fatto e soprattutto che fine aveva fatto Isonzo perché non si è saputo più niente, dovevo uscire a fine anno. Ma probabilmente non uscirà, di questo ne parliamo alla fine. E niente, siamo qua. Scusate per l'attesa, ma purtroppo lavorando 8 ore al computer non ho minimamente voglia di tornare a casa e mettermi altre 4 ore a editare video. E niente, andiamo a vedere gli ultimi topic, le ultime news che hanno rilasciato i creatori di Isonzo. Andiamo a vedere gli annunci più recenti, mostra tutto. Partiamo dalla fine e andiamo poi all'inizio a vedere quello che avevamo sostanzialmente visto al primo video. Allora, io farò un riassunto, farò il succo perché non possiamo stare qua a leggere ogni singola cosa. Vi invito, come ho fatto io, come vedete qua, a seguire la pagina del gioco così avrete le notizie in tempo reali, perché sostanzialmente sono le stesse cose che vi dirò io adesso, però saranno molto molto più specifiche. Allora, in Isonzo è stato implementato un sistema di personalizzazione del personaggio molto molto avanzato, sostanzialmente un po' come se fosse un Battlefield, però potremo cambiare proprio anche la faccia, ogni singolo aspetto del nostro giocatore. Andiamo a vedere questo video. In base alle classi cambieranno le divise. Abbiamo il cappone degli alpini, Adrian 16. Ok, potremmo cambiare sostanzialmente i berretti, il volto, cambiare, vabbè, i baffi e la barba. Bellissimi quei baffi. Monocoli, ok, sigarette, pipe. Perfetto. Allora, sostanzialmente, qua cos'è che c'è scritto? Che le uniformi ovviamente saranno in base alle classi, ovviamente gli arditi saranno disponibili nell'assalto, come è giusto che sia. Gli alpini potranno utilizzare soltanto loro il classico cappello, non potranno, che ne so, altre classi utilizzare il cappello degli alpini, quindi ci sarà proprio una divisione. Qua non parla bene dei corpi, ma parla di classi e unità. Vedremo poi come sarà suddiviso, magari lo spiegheranno più avanti. Vedete qua c'è per esempio il carabiniere, fanteria. Ecco qua, vedete il cappello degli alpini. Qui sostanzialmente ci sarà una suddivisione, che vedremo. Ok, il cappello degli alpini con gli occhiali da ghiaccio. Ok, quindi non si potranno usare sugli italiani cappelli diversi, per esempio gli austriaci, come è giusto che sia. Qua abbiamo gli arditi, ok. Personalizzazione della faccia. Barba. 45 tipi di barba e baffi differenti. Chiaramente le divise cresceranno come crescerà il livello della squadra, quindi più la squadra totalizzerà punti, più ci saranno opzioni maggiori di personalizzazione. Questa cosa è stata vista anche in Verdun, però non era una vera e propria personalizzazione, cioè per esempio, prendiamo l'esercito francese, iniziava con la sua divisa iniziale senza elmetto, blu e rossa, per arrivare a fine guerra praticamente non avere più colori sgargianti e avere colori molto più mimetici. Sostanzialmente in verità era il blu, ma va bene così. Ok, qua spiega sostanzialmente gli occhiali, i baffi. Abbiamo qua un topic poi sul Roadster 1907, sulla Steyr 1912. Vi invito poi ovviamente voi ad andare a vedere precisamente quello che dicono tutte queste cose. Ok, qui abbiamo invece un topic sull'ufficiale, che qua dice che sarà chiaramente distinguibile nel gioco dall'uniforme, ma anche in Verdun sostanzialmente gli ufficiali li riconoscevi. Diversamente da Verdun e Tannenberg, le richieste di supporto dall'artiglieria o l'aereo per la ricognizione saranno limitate per fazioni. Quindi sostanzialmente magari nel singolo non cambiano, ma nel totale non potrai richiedere tu 100 richieste di supporto per un numero generico, ma queste 100 saranno totali e si dovranno suddividere nelle varie squadre. Ecco, qua ufficiale austro-ungarico. La flare gun che servirà per segnalazione, poi qua tra l'altro dice che un missile è una richiesta di supporto, un missile doppio è una richiesta di supporto rafforzata. Quindi
c'è anche una tipologia di codice, tra virgolette, su come usare la pistola lanciarazzi. E dicono anche che ci saranno diversi colori, ma che li vedremo più avanti. Quindi sostanzialmente stanno ancora sviluppando questa funzione. Flare Gun System. Le richieste di supporto, come vedete da questa foto, sono raggruppate in artiglieria, gas chimici e... Adesso non si può ingrandire l'immagine, però vediamo anche l'aviazione. Presumo ci sia ricognizione, che ti sostanzialmente svela i giocatori sulla mappa, e penso anche magari qualche livello di bombardamento, come abbiamo visto nel trailer, che ci sono i caproni che passano e tirano giù bombe. Magari metteranno anche i dardi, quello vedremo. Il fischietto, che servirà per impartire ordini. E qua dice anche serviranno per far spawnare tutti gli squad leader e gli squad leader per far spawnare gli ufficiali. On the officer, quindi dove c'è l'ufficiale. Avremo la possibilità poi di segnare gli ordini sulla mappa con dei marker che saranno visibili, quindi una mappa più parlante rispetto a Verdun e Tannenberg. E qua abbiamo la Very, utilizzatissima. Ho granate da fucile, molto molto utilizzate. Fammi vedere un'animazione che non capisco molto. Ok, devo dire, cavolo, che le animazioni non sono male. Poi dovremo vedere anche come girerà sui nostri comuni computer. Ok, qua abbiamo la benaglia italiana, quella austriaca. Quindi sostanzialmente ci fa vedere che le cose sono veramente molto molto fedeli. Come dico sempre, questi giochi qua sono più da prendere come un'esperienza immersiva, come se fossero un documentario interattivo, non un vero e proprio gioco. Prommerstop e il binocolo austriaco, lancia razza austriaca, come vedete è tutta molto dettagliata. Oh, Class Warfare, ci saranno anche dei giocatori che non avranno dei ruoli di combattimento, ma avranno dei ruoli strategici. Interessante. Avremo una UI avanzata, quindi potremo selezionare, vabbè, il corpo, o così come chiamano le classi. Ovviamente posti limitati, non potremo fare tutti i cecchini, non potremo fare tutti gli ingegneri, l'ingegnere non potrà fare il cecchino, l'ufficiale non potrà utilizzare mitragliatrici, tutte queste cose qua. Poi potremo selezionare l'arma primaria, penso, o l'arma secondaria o il gadget, chiamiamolo così, e poi altri due slot. Arma primaria, bomba a mano, vuoto, e poi potremmo aggiungere un'altra cosa interessante. Vari tipi di armi che saranno sbloccabili sostanzialmente come in Verdun, con l'aumentare del proprio livello dell'account. Ci sarà maggiore libertà di adattare il proprio modo di giocare, però sempre facendo fede alla logica storica. Ok, qua abbiamo uno zoom sui dettagli della pistola che abbiamo visto prima, quella lancia razza austriaca. Abbiamo battaglia dell'Isonzo, meccaniche dell'offensiva. Adesso qua non stiamo a leggere ogni singola cosa, vi invito a farlo voi se siete veramente interessati. E sostanzialmente qua potremo mettere un quartier generale in posti prestabiliti. Vedete, questo qua è distrutto, noi lo andremo a costruire, presumo, con un ingegnere. E così da qui potranno nascere nuovi giocatori più vicini all'azione. Eccolo qua. Oh, un forward post. Ci sarà sostanzialmente una squadra che attacca e una squadra in difesa. Non sarà come in Verdun che chi conquista la posizione poi deve difendere dagli attaccanti, ma qua sarà proprio un filo logico storico, quindi gli austriaci in difesa, gli italiani in attacco. Ci saranno degli obiettivi prestabiliti, come per esempio distruggere dell'artiglieria, ecco come vediamo qua, e probabilmente distruggere anche il quartier generale nemico. Non sarà un gioco architettato come un gioco di battaglia di massa, come è giusto che sia, perché nelle battaglie alpine c'erano piccoli spazi per piccole unità. Qua abbiamo un focus su Cadorna e sulla battaglia dell'Isonzo. Armi italiane. Oh, Beretta modello 915. Andiamo a vedere l'immagine che ci porta su Chrome. Come vedete, molto dettagliata. Villa Arperosa, che abbiamo già visto nel trailer, eccola qua. Andiamo a vedere un po' più da vicino questa Villa Arperosa. Calibro 9 Glisenti.
Fiat modello 14, con il suo classico pacchetto di colpi, cannone italiano 75. E sostanzialmente ci saranno dei cannoni utilizzabili, come abbiamo visto nel trailer, dei mortai, mentre ci saranno anche dei cannoni fuori mappa, tra virgolette, quelli che chiameremo con il supporto. Qua vediamo la Bodeo. E direi che ci siamo. Ultimo, ma non meno importante. Sostanzialmente qua cos'è che hanno fatto loro? Sono andati direttamente quest'estate sul Monte San Michele. Dovrebbe esserci anche su YouTube il video di loro che si girano le varie postazioni. E anche attraverso i droni, come vedete qui in basso, e attraverso il Museo Immagini Storiche, hanno cercato di ricreare il Monte San Michele come doveva essere nella Prima Guerra Mondiale. Oggi è abbastanza diverso, è molto più boschivo, non è così lunare come possiamo vedere in questa foto. Diciamo che la natura si è ripreso quello che la guerra gli ha tolto. Ecco, vediamo un po' di esempi. Qua abbiamo la mappa San Martino del Carso, allora sarà anche scontato trovare la poesia di Ungaretti. Vai, vediamo un po' di rovine. Eccola qua. Oh, 91 da cavalleria. Qua abbiamo modalità offensiva e il Monte San Michele. Sostanzialmente, in base agli obiettivi che conquisteremo, sarà possibile o no passare alla battaglia successiva. Quindi, se l'offensiva di San Michele e del Monte Sabotino dovesse fallire, la mappa di Gorizia non si può effettuare. Ah, basta vincerne una sostanzialmente delle due battaglie, non tutte e due. Mentre se gli attaccanti vincono sia Sabotino che Monte San Michele, la battaglia di Gorizia è vinta automaticamente. Ok. Quindi è una battaglia specifica questa qua. Monte San Michele di nuovo, ok. Oh, questo qua è molto importante. L'hanno ricreato perfettamente, vi invito ad andare a cercare le immagini storiche che sono veramente impressionanti. Quando uscirà il gioco? Il gioco doveva uscire fine 2021, ma è stato posticipato per migliorare il gioco, per non mettere fuori un gioco che poi non era fatto proprio bene come i loro standard, quindi verrà pubblicato probabilmente nella prima metà del 2022 e lo stiamo aspettando con ansia, lo sto aspettando con ansia anch'io, quindi non ci resta che aspettare questo gioco e per aspettarlo possiamo tranquillamente giocare a Verdun o a Tannenberg che sono abbastanza ancora pieni di giocatori e anche per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attesa, per avervi fatto aspettare veramente tanto dal primo video di Slonzo, ma purtroppo il tempo che ho per fare queste cose qua è veramente, veramente ridotto. Ne approfitto per farvi anche gli auguri di buone feste e di buon Natale. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like al video se vi è piaciuto, ovviamente di commentare dicendomi cosa ne pensate di questo video. E ci vediamo alla prossima. Grazie mille.